Allora, un 2 giugno direi ugualmente partecipato, ho visto veramente tanta emozione da parte delle autorità presenti, sono stato stamattina a Re di Puglia e si viveva la stessa sensazione, lo stesso sentimento, è un momento delicatissimo per il paese e credo che non a caso questa ricorrenza possa rappresentare davvero un momento di unità. Momento di unità attorno ai valori fondamentali del Paese che il Presidente della Repubblica ha richiamato. Io penso e spero che le divisioni si attutiscano, che si lavori insieme per far rinascere non solo l'intera Italia, ma in particolare io che sono prefetto di Trieste e commissario del governo del Friuli Venezia Giulia, una regione che diciamo, rischia di subire una particolare penalizzazione dal punto di vista economico-turistico e dall'altra anche il rischio di una possibile attenzione di criminalità organizzata per un impoverimento appunto delle attività economiche. Quindi le parole del Presidente giungono davvero appropriate e io sono però fiducioso che grazie alla rete dei rapporti che abbiamo costruito in questi mesi, anche in questi ultimi 3 mesi di Covid, diciamo, le possibilità di rinascere e rilanciarsi siano davvero alte. Lei prima del discorso del Presidente della Repubblica ha voluto anche ricordare il tempo che abbiamo passato da marzo in poi qui a Trieste, ringraziando il personale sanitario, ringraziando alla fine del suo discorso le forze dell'ordine. Ovviamente tutto dovuto, non è ancora finito. No, non è ancora finito. Le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario, hanno anche in qualche modo, devo dire, sacrificato il loro lavoro naturale dedicandosi a cose che non gli spettavano, ma l'hanno fatto con il solito spirito di abnegazione e sacrificio. Dall'altra parte il personale sanitario ha fatto un lavoro qui come altrove veramente unico. Se il paese oggi esce dalla crisi, spero, sta per uscire dalla crisi sanitaria, per avviarsi forse ad affrontare quella più dura, quella economica, e per merito di queste persone, molte sono anche morte, cadute, quindi a loro era doveroso dedicare un pensiero. Ora tocca a noi davvero sbracciarci, rimboccarci le maniche e lavorare. Una grande giornata, ritorniamo ai nostri valori universali, la patria, la famiglia, il lavoro, l'educazione e il senso civico. Credo che mai come in questo periodo gli italiani si sono chiusi attorno al proprio presidente e al proprio paese. Questi sono valori importanti, sono i valori universali. Io credo che tutti insieme potremo ripartire e ritornare a quello che era il nostro paese anche sotto il punto di vista turistico. Per quanto riguarda la mia città, abbiamo fatto un 19 indimenticabile con dei numeri straordinari. Ripartiamo. Beh, sono passati 74 anni, ma non possiamo non solo dimenticare quello che è stato, ma tanto più viverlo oggi. Lo diceva il Presidente Mattarella nel suo messaggio ai triestini, a tutti i cittadini italiani. È un momento difficile, ma in questo momento difficile troviamo di nuovo i valori e la forza della Repubblica. Quindi oggi tanti davvero, tanti auguri a tutti i triestini. Buona festa della Repubblica. La ringraziamo.